La visita al forte è un'esperienza straordinaria. Chi la vive subisce il fascino di questi luoghi rimasti intatti al trascorrere del tempo. Realizzato tra il 1912 e il 1914, Forte Montecchio Nord rimase operativo fino agli anni 70 del Novecento. E questa è la ragione per cui si è conservato in maniera così straordinaria. Entriamo a visitarlo. Dall'ingresso principale si accede alla piazza d'armi inferiore, dove avveniva la vita quotidiana del forte. È qui che troviamo infatti le cucine e i magazzini e la caserma, all'interno della quale c'erano gli alloggiamenti della truppa e la sala comando. Un corridoio di collegamento lungo 120 metri conduce dalla batteria fino alla caserma del forte. Il corridoio è blindato da uno strato di calcestruzzo spesso mediamente un metro. 48 furono le opere realizzate in Italia ai primi del Novecento dall'esercito italiano a protezione dei confini dal Piemonte fino all'Adriatico. Molte altre di questo tipo furono realizzate in tutta Europa dagli altri stati, ma Forte Montecchio è l'unica tra tutte queste ad essersi conservata in questo modo eccezionale, mantenendo i propri impianti e addirittura i propri pezzi d'artiglieria al loro posto. Dalla piazza d'armi superiore del forte si accede alla batteria corazzata, cuore pulsante nevralgico dell'intera struttura. Ogni impianto, ogni attrezzatura del forte era quanto di meglio poteva offrire la tecnologia e l'ingegneria a strutture militari di questo tipo. Questa è la sala macchine, dove un generatore produceva la corrente necessaria al funzionamento di tutti gli impianti. Il quadro elettrico è uno dei tanti esempi di quanto questa struttura sia ben conservata. Il momento più suggestivo ed emozionante della visita a Forte Montecchio Nord è senz'altro l'arrivo alla copertura della batteria corazzata. Da qui i quattro pezzi da 149 Schneider di produzione francese sotto cupola corazzata battevano le direttrici d'ingresso della Val Chiavenna Nord, arrivando alle soglie di Novate Mezzola, e della Valtellina ad est, arrivando fino all'abitato di Morbegno. I cannoni del forte sono quanto di meglio la tecnologia offrisse alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Ben 100 tonnellate d'acciaio erano in grado di scagliare colpi d'artiglieria da 40 kg fino a 12 km di distanza e controllare così un ampio territorio tutto all'intorno del forte. Tutto il nostro studio, tutta la nostra attività di conservazione dei beni deve portare alla restituzione del bene nelle sue condizioni il più possibile originarie, ma senza introdurre elementi di alterazione. Forte Montecchio è baricentrico da un punto di vista turistico-culturale per tutto quello che riguarda la Grande Guerra e la guerra in generale. Grazie alla gestione del Museo della Guerra Bianca si sta crescendo a livello di immagine e turisticamente. Infatti sono circa 9.000 i turisti che ogni anno visitano Forte Montecchio.